Vivo Live. Ascoltiamo la musica che sale. Davvero dal vivo. Tutto quanto con Vivo Live. Ogni sabato pomeriggio dalle 2 alle 3, incontri in studio. TRS Radio, frequenza musicale che presenta ogni settimana artisti e ogni settimana musica, ma non solo musica. Vivo Live, TRS Radio, radio davvero, davvero Vivo Live. Scintillano, le luci dietro brillano, ricordi messi ai bordi di una notte di città, accartocciati in tasca, tenuti insieme apposta, biglietto solo andata ed incoscienza dell'età. Metà poco importa se al fondo c'è l'idea di ritrovare il tempo attento e lento di chissà, godere di quel viaggio, asfalto ed anima, trovare quel coraggio di gridare ancora e non crederesti mai di farcela davvero, lo giuro chi sei. Conoscerti ora puoi puntare verso il cielo, sicuro, nel viaggio. Lei, le mani che non tremano, le luci avanti brillano, non conta quella scorta di domande che si fa. La radio allunga il tempo, inquadra quel momento in cui si trova il senso di cercare ancora e non crederesti mai di farcela davvero, lo giuro chi sei, conoscerti ora puoi. E puntare verso il cielo, sicuro, nel viaggio. Ferma, scende, aspetta, guarda, cammina, è la scelta giusta o no? Pensa a te, ne sale, ride e respira in prima, senza paura ormai. Lo giuro chi sei, conoscerti ora puoi puntare verso il cielo, sicuro nel viaggio.
E sono le 14.42 in diretta, come sempre, negli studi di TRS Radio per lo spazio Il Vivo Live. Sabato 5 maggio abbiamo un ospite, che è un piacere ritrovarlo, non sul palco di Roccasa, ma nei nostri studi. Buongiorno Andrea Marzolla. Ciao, ciao a tutti, grazie. Allora, questo viaggio che abbiamo iniziato, un viaggio, sì, con la musica, con le parole, ma anche il viaggio di quello che è un tuo percorso musicale a livello di album e di lavoro. Assolutamente sì. Torniamo un po' indietro, per chi non ti conoscesse andiamo un po' a rivedere qual è stata la tua storia a livello musicale. Classe 1991, nato a Moncaglieri. Oh, sì. In realtà come ti sei avvicinato alla musica? Ma dal punto di vista dell'ascolto, quindi della passione prima che della pratica, no? È stata una cosa abbastanza come capita un po' a tanti, cioè in casa, l'ascolto di ciò che c'era in casa, un po' forse il gene che c'era nella mia famiglia, perché comunque nella mia famiglia la musica è sempre fatto da padrona, sia a livello appunto di passione sia dal punto di vista pratico, e quindi appunto un po' quello che c'era in casa, un po' quello che per curiosità pian piano volevo conoscere, mi piaceva, mi intrigava, e diciamo che la musica giorno dopo giorno pian piano fin dalla tenera età è diventata una compagna di vita abbastanza importante. Poi è arrivata la parte pratica, io ho imparato a suonare la chitarra durante le scuole medie, quindi ormai è praticamente metà della mia vita che oltre alla passione pura e semplice riesco ad accompagnarmi per renderla anche da un punto di vista poi fisico, anche tirar fuori fisicamente la musica. Come si dice, me le canto e me le suono. Assolutamente. In realtà sì. La scelta della chitarra era proprio perché in qualche modo volevi essere accompagnato da solo e quindi poi portare quello che era un progetto singolo, o perché la chitarra è il primo strumento, diciamo così, che bene o male viene a tiro, allora, che quindi si impara. Diciamo che è stata un po' una via di mezzo su tutto, perché fin da piccolo appunto l'idea di accompagnarmi con qualcosa mi piaceva. Io avevo in casa la mia cara nonna che provava a insegnarmi il pianoforte, ma non c'era verso il pianoforte, ahimè, mi dispiace, perché col senno di poi l'avrei imparato a suonare meglio di quanto poi lo so suonare adesso. Non c'era verso all'epoca, la chitarra è stato un colpo di fulmine abbastanza grosso, e quindi diciamo il pensiero di potersi accompagnare a qualcosa si è fatto ancora più forte, e poi da lì è stato un susseguirsi, perché comunque poi quando sono cominciato a crescere, insomma, quando inizi a fare le prime cose, poi diciamo che è venuta fuori la voglia di fare qualcosa di proprio. Quindi poi quando arrivi ai 16 anni, le classiche situazioni dei 16-17 sì, anni con gli amici, piuttosto che appunto con situazioni che man mano si andavano a creare, la volontà di tirar fuori qualcosa di proprio, e a quel punto, avendo anche un supporto che mi potesse aiutare in fase di live, sì, sia poi in fase di creazione, cioè insomma è venuto tutto poi di conseguenza. È venuto tutto di conseguenza. Tu hai citato un po' quelli che sono i 16 anni, quello che insomma sono le prime band, no? Che sì, nascono anche a livello scolastico, forse tra amici. Tu infatti avevi una band per un po' di anni, sei stato frontman di questa band, e poi, come si diceva, hai deciso di calcare i palchi in modo diverso e quindi fare un percorso più tuo, personale. Sì. Questa band era comunque legata ai Inediti, o erano le classiche band che in qualche modo portavano in giro delle cover? No, guarda, l'ultima band soprattutto, che è stata la più importante, diciamo, con cui ho fatto un po' più di cose, comunque era già destinata e vissuta per gli Inediti. Io ho sempre avuto, diciamo, pur avendo ascoltato un sacco di cose, avendo una marea di artisti preferiti, non ho mai voluto concentrarmi eccessivamente sulle cover, anche quando ai famosi 16 anni prima di tutto fai quelle, cioè ci sì, sono quelle, quando poi ascolti magari c'è il mondo del rock, c'hai quelle 10 cover che fanno tutti, dai Nirvana ai Guns N' Roses, per dire, cioè sono le cover che fanno tutti. Io personalmente non ho mai, ho sempre cercato fin da subito, anche con risultati drammatici, perché no, però fin da subito di fare cose il più possibile mie o nostre, nel caso di una band. Nell'ultimo, per quanto
quanto riguarda l'ultima band che avevo erano gli Zephyros, abbiamo girato parecchio, le canzoni che portavamo in giro comunque erano buona parte le canzoni che poi faccio anche adesso, comunque la creazione era quasi sempre arrivata da me o da chi mi ha sempre aiutato nella collaborazione per quanto riguarda soprattutto i testi, la le musiche scrittura. E la scrittura dei testi, perché è una cosa che comunque io rivendico anche come un punto di forza, perché è vero, vado in giro come magari cantautore, lo sono, ma spesso e volentieri mi sono sempre fatto aiutare e coadiuvare da altre persone nella stesura dei testi, perché reputo che due cervelli, quattro occhi, due mani siano meglio, diano una visione sul mondo diversa. E quindi diciamo che già con quella band la formula era quella. Diciamo che poi le collaborazioni sono importanti, no? Che poi uno le porti in giro da sole, ma comunque è molto importante avere delle collaborazioni. On the road, inizia questo viaggio, un viaggio un po' che va a richiamare anche per quanto riguarda diciamo così il disegno che viene rappresentato sulla copertina del tuo disco, l'America. Questa America che insomma è un mito per tanti, o un mito soprattutto per i musicisti, ma un viaggio che secondo me si può anche ben adattare a quelle che sono le nostre strade. Allora, sì, sono d'accordo. Diciamo che l'America è sicuramente un mio punto di riferimento dal punto di vista musicale. Questo non ci piove, mi è svoltata la vita musicale nel momento in cui ho conosciuto l'America da quel punto di vista, perché ho fatto mie determinate sonorità e io cerco di portarle avanti, riarrangiandole, risistemandole anche con la melodia italiana, ma diciamo la matrice americana per me è stata fondamentale. Quindi sicuramente me come musicista ha avuto questa folgorazione da quel punto di vista. Può essere assolutamente riportata anche alle nostre strade, perché il viaggio in generale non deve essere per forza quel tipo di viaggio, cioè ti immagini l'America, il viaggio Route 66, cost to cost, parti per la highway e stai in giro per un mese così, ok, però può essere benissimo qualsiasi tipo di viaggio, un viaggio musicale, ma può essere un viaggio di qualsiasi tipo, anche come per esempio la protagonista della canzone, che peraltro è la ragazza che guida la macchina nella copertina e si lascia alle spalle la città. Lei parte per un viaggio, ma il suo è un viaggio più di liberazione da ciò che è la sua vita, la portata a fare determinate cose fino a quel momento. È un viaggio quasi psicologico in certi punti di vista. Sì, forse anche una ricerca di se stessa. Assolutamente sì. Quindi diciamo che non c'è una regola precisa. Il viaggio può essere tutto questo, che sia nelle strade americane, che sia nelle strade qua vicino a Savigliano, piuttosto che un viaggio metaforico. E il viaggio è la voglia di cambiamento, fondamentalmente, che può tramutarsi in qualsiasi cosa, dalla semplice prendere la macchina e andare via a qualcosa di anche più profondo, ecco. Allora, continuiamo a raccontare quello che è il tuo percorso. Insomma, mi sono venute in mente tante cose poi da chiederti, ma andremo a raccontare il tuo percorso a livello musicale. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare, quando è stato scritto e che cosa ci presenti? Allora, il prossimo brano, facciamo una canzone che è la più divertente del disco. È un brano ironico che prende un po' in giro tutte quelle che sono le canzoni commerciali, no? Volgarmente dette commerciali, cioè le canzoni che piacciono un po' a tutti, alla massa. Oggi si dice che la musica sia scesa un po' di livello perché c'è una tendenza alla massificazione, alla standardizzazione della musica stessa. Allora ho detto, quando l'avevo scritta, insieme al caro amico Marco Federico Bombi, mio collaboratore, nonché attore di teatro, bravissimo, fantastico, nonché amico ovviamente, quando l'avevamo scritta era proprio con quell'idea lì: facciamo una canzone spudoratamente commerciale, prendiamo in giro questa situazione, vediamo se riusciamo a farla però altrettanto accattivante. Ed è alla fin fine, con il lavoro in studio, poi dopo avrò modo magari di spiegarlo meglio, certo. Col lavoro in studio fatto a tavolino in questo caso, cioè cercato di lavorare proprio in tal senso, è venuta fuori una cosa molto, molto carina, secondo me. Allora noi ce l'ascoltiamo. Yeah. Mm.
voglio fare una canzone commerciale, ma sta finendo l'estate, andrebbe bene a carnevale, però a ballarla gelate. Ho pensato tipo tutti nudi in spiaggia, ma a febbraio non va. Tutti saltano e si tengono per mano, aspettando una svolta, un ritornello un po' marziano, che diverta chi ascolta. Ho pensato per esempio California, ma qua Torino non va. E allora io vi dico A-B-B-B, ombrellone, B-A-B-B-A, crema solare, A-B-B-A-B-B, cocco fresco, B-A-B-B-B-A, topless, rime, baciate sotto il soleone, sole, leone, è mare per nuotare. E vorrei fare una canzone un po' banale, senza idee, senza impegno, o lancio al telegiornale, estate 2017, caldo senza ritegno. Ho pensato c'è il presente De Janeiro, abbronzatura e samba. Io ci ho provato con sto pezzo commerciale, non ne sono capace. No, ci riproverò a Natale, che il camino mi dà, il camino mi dà, il camino mi dà pace. Ho pensato tipo un capodanno tipo con caviale e champagne. E allora io vi dico bibibi, più vino d'oca, bibibi, se c'ho via, bibibi, lenticchie, bibibi, schifas, rime, brindate sotto il panettone, pane, ettone e neve per sciare. Voglio fare una canzone commerciale, Andrea Marzolla con noi nel nostro Vivo Live. Ti faccio subito i saluti da parte di Corrado Drago, Spacca Marzolla, saluti dalla Sicilia. Grande Corrado. E poi José Costa e Andrea Auricchia che ti dice grande Marzolla, quindi insomma. Anche grande Auricchia lo conosco ma molto bene. Ma allora, visto che ti conoscono molto bene, vogliamo qualche cosa piccante su Andrea Marzolla, scrivetecelo anche al 338-103-6101 perché vogliamo raccontare di più, perché a noi piace conoscere i nostri artisti musicisti. Mi ha colpito una cosa nei testi, come sono scritti, che alcune parole sono scritte in corsivo, oserei dire, lasciate apposta, certe parole scelte apposta, è venuta così questa scrittura. È stata una scelta non mia, a dire la verità, e questo mi dà un po' in modo di ringraziare un po' tutti. Questa scelta, io volevo mettere i testi, no? Soltanto che l'idea iniziale, insieme alla ragazza del mio bassista Marco, lei Giusi, l'idea era quella di metterli, di scriverli a mano, perché ci piaceva. Però poi abbiamo detto no, ma miseria, un macello, tutto a mano, non si capisce nulla e qua e di là. Allora a lei è venuta l'idea, ma perché non facciamo, visto che è anche un po' retro il fatto di aver disegnato a mano la copertina, non lo mettiamo a macchina da scrivere con delle parti, delle parole, dei focus, delle parole chiave precise a mano. Ho detto, idea fighissima, bellissimo, brava, e gli ho detto, fai pure, fai tu, e lei è stata bravissima, se l'è fatto tutto lei, si è messa con la sua macchina da scrivere e scrivendo poi a mano alcune parole, e quindi tutta idea di Giusi io la ringrazio molto, e ne approfitto, visto che ci siamo, ringrazio anche le altre persone che hanno dato una mano dal lato puramente grafico, la copertina che è bellissima,
e disegnata da un mio ex collega di lavoro, Alessandro Sevà, grandissimo artista. Io lo consiglio di andare a seguire, c'è un profilo Instagram con tutti i suoi le sue opere, i suoi disegni, i suoi acquerelli, le sue cose, molto molto bravo Alessandro Sevà. Ringrazio Andrea Testa per le fotografie, Matteo Aicardi per la realizzazione poi grafica al computer, insomma tante persone che mi hanno dato una mano anche dal punto di vista grafico, perché io sono una capra e quindi non sarei stato in grado di organizzare un bel packaging come è venuto fuori. Vabbè, ascolta, ognuno ha il suo, no? Giustamente, quindi tu canti, suoni, scrivi e loro hanno pensato alla realizzazione. Foto tra l'altro realizzate dove? In un parco cittadino? A Torino, alla Pellerina. Quindi insomma, anche in questo caso, come si dice, cercare di fare chilometro zero, quello che è nostro, per raccontarlo, no? Mi sembra giusto. Andrea, tornando un po' indietro e parlando un po' del lavoro precedente che avevi scritto, adesso se non ricordo male, nel 2015, sì. Che era uscito per una come compilation, singolo, sì, esatto. Sì, esatto. Cosa aveva di diverso rispetto ai testi che scrivi oggi? Ma allora, dal punto di vista testuale ti dirò, il pezzo, allora, nello specifico era un singolo, uscito per una compilation di artisti torinesi, con Smart Music Solution, questa associazione, e lì la canzone si intitolava La Luna Luna, che è un brano che continuo anche oggi assolutamente a fare dal vivo, perché è molto divertente, è uno di quei rock orecchiabili e divertenti dal punto di vista musicale. Il testo è molto datato, perché era stato scritto sempre con il buon Marco Bombi in una notte d'estate, in una sera d'estate su dalle nostre parti montanare. Penso che abbia almeno 8 anni quella canzone, se non di più. Quindi diciamo che cambiano tante cose, nel senso che, perché entrambi, lui è più grande di me, però entrambi si cresce, entrambi si cambia, quindi probabilmente anche dal punto di vista delle emozioni, della tipologia di scrittura, della tipologia di argomento, può cambiare tutto. Quello che non cambia, secondo me, è l'energia, che è una certa cosa bloccata sulla carta e quindi poi, nel caso specifico di una canzone, unita ad una parte musicale, l'energia che nel momento in cui è venuta fuori riesce ad emanare. Per cui non è un caso se a distanza di 8 anni il brano, rivisitato, riarrangiato con nuovi musicisti, certo, l'avranno suonato in 20 persone diverse in questi anni insieme a me, però quell'energia rimane. Secondo me è la forza maggiore che in generale hanno le canzoni, la musica, perché quello che rimane ha una forza che nel momento in cui viene fuori poi la porti avanti in eterno, ecco, insomma. Hai un'energia incredibile nel raccontare quelli che sono i tuoi progetti, è un'energia che mettevi anche nell'estate fra i nettesi, e quello diciamo che sotto la nostra finestra di notte tu e il buon Mafe Bombi insomma andavate a suonare, a realizzare queste canzoni. Assolutamente sì, ne sono venute fuori tante in l'estate è il momento migliore per tirare e fuori e suonavate idee. Bene, cantavate bene, perché acqua non ve ne è mai arrivata, quindi meno male al massimo ogni tanto facevamo un po' di cagnara diversa. Diversamente, almeno sul suonare siamo stati bravi. Senti, va un accenno di La Luna Luna? Dai, facciamola, va bene. Faccio un pezzettino. Aspetta che cambio solo cambio solo l'armonica. Sì, perché tra l'altro dobbiamo ricordarlo, Andrea non suona solo la chitarra, ma anche armonicista, come avete sentito, e logicamente ogni armonica ha la sua tonalità. Bravissima, esatto. Io adesso ho preso quella in re per fare un bel blues in la. C'è chi ti dice che va bene così, e vive bene, non ha pensieri, sarebbe proprio il tipo giusto per te e laverebbe i tuoi problemi, andreste insieme a qualche festa sul Po, al circolo dei canottieri, farebbe tutto al contrario da me che non ho braccia per i remi, orari un po' più umani dei miei, che vado in giro da coglione, sarebbe bravo ad asfissiarti di sé, coi suoi discorsi sempre uguale, ma le vetrine sono piene di luci, che te ne frega di Platone, filosofare non fa certo per te, te che volevi per regalo la luna luna. Sotto l'albero a Natale, la luna luna, la luna luna,
E questo era il singolo, la Luna a Luna, veramente vecchio ma quanto mai attuale, ma sì, perché no, alla fine è attualissimo anche questo testo. Ma guarda, sì, perché molti testi vengono fuori in maniera, cioè è un lavoro che a me piace fare, quello di cercare di scrivere appunto in compagnia anche di altre persone, perché lo reputo, come ho già detto, fondamentale, però di scrivere delle cose che abbiano un valore universale. Poi ci sta magari scrivere di argomenti anche attuali, magari, perché poi quando cerchi di fare ironia, magari come spesso nelle mie canzoni, c'è bisogno anche di agganciarsi all'attualità. Però molte volte il poter scrivere di argomenti universali dà quella famosa quella famosa durata nel tempo che la musica, esatto, ha. Che oltre all'energia che metti dentro, nonostante gli anni, no, che, esatto, passano nello scrivere una canzone, insomma, anche quello che può essere rapportato ai giorni nostri è sempre può più starci, che mai attuale. Esatto. Senti Andrea, collaborazioni. Allora, questa era nata ed era stata inserita in questo album Frate l'Arte, sì. Dicevi prodotta da Smart Music Solution, poi mano a mano sono andate avanti le collaborazioni fino ad arrivare a una collaborazione secondo me importantissima dal campo di vista musicale, ma perché lui è un esperto se non di più di tutto quello che ha a che fare con la musica, ma anche di scoprire talenti. Secondo me stiamo parlando di Red Ronnie, che, sì, con questo Fiat Music ha voluto portare un po' in giro i giovani, i nuovi giovani, ma soprattutto musica inedita, e raccontarla. Tu sei stato scelto da Red Ronnie per aprire anche un concerto, niente male, a Moncalieri, sì, sì, oltretutto la felicità anche di averlo fatto nella mia città natale, per me è stato qualcosa di incredibile. Hai detto tutto giusto, tutto bene, perché l'opportunità di dare visibilità ad artisti inediti, musica nuova, artisti giovani, è fondamentale, ti fa capire come spesso e volentieri, cioè come, no, oggettivamente direi ci sia tanta gente, siamo in tantissimi, oltre anche magari a quello che spesso ho visto che oggi vanno per la maggiore, i talent show spesso dimostrano, già lì sono tantissimi ragazzi che prendono, vanno, sperano, provano, poi ci riescono o non ci riescono. Certo. Però oltre a quello ti fa vedere che ci sono tanti altri ragazzi. Io non ho mai partecipato a un talent show, però una cosa come questa, dove vai, prendi, vai tu con il tuo strumento, la tua cosa, sali sulla sua roulotte e fai una cosa dal vivo in cui in 7 minuti devi buttarci dentro tutto quello che hai, la trovo una valida alternativa, e l'ho trovata per me fondamentale per tanti motivi. Prima di tutto perché ti aiuta a crescere, sì, da un punto di vista artistico e anche umano, perché hai a che fare comunque con una persona che non scherza da un punto di vista, no, dell'esperienza, quindi devi essere bello, bello pronto e carico a tutto quello che può accaderti, esatto, in quei minuti. E poi anche appunto da un punto di vista artistico, perché dopodiché ho avuto anche la fortuna appunto di essere selezionato dopo aver fatto un provino ad aprile dell'anno scorso, proprio un annetto fa, essere selezionato a settembre, ero al mare e mi chiamano: vuoi venire ad aprire i The Colors tra 10 giorni? Cioè, ma mi stai prendendo in giro? Ho detto: chi è che parla, scusami? No, è stato un colpo abbastanza grande, cioè è una di quelle soddisfazioni, dico ok, perlomeno quello che sto facendo è discreto, poi ce n'è di pagnotte da mangiare, ma è stata una bella esperienza, e soprattutto salire su un palco della Madonna, perché per me salire lì, ho detto mamma mia, questo è un palco, così, e è stata un'esibizione molto molto bella, cioè mi sono divertito un sacco. Beh, è stata un'esibizione molto bella che insomma in qualche modo ti ha formato ancora un pochettino di più, no? Anche dal punto di vista di relazione anche con un pubblico diverso, che poi non era propriamente il tuo, se vogliamo, no? Difficilissimo, quindi, eh? Esatto, anche da tenere un palco, cioè non è male questa cosa qui. Tu hai citato i talent. Sì. L'altra sera, notte fonda, insomma, decretavano i finalisti di The Voice. Tra due che dovevano essere scelti da, se non ricordo male, Jax, insomma, è stata scelta la ragazza più giovane. Entrambi vocalmente preparati. Il ragazzo si è un po' risentito, e non so se l'hai visto, si è risentito, ha detto: va bene, lei bravissima, per carità, giovane, quindi tanto talento, può continuare ad andare avanti,
Il mio rammarico è che anche in questo talent in qualche modo si va a, diciamo così, a dare la possibilità ai giovani di esibirsi, quindi di andare avanti in un progetto. Io che ho 36 anni, anche questa volta mi sento messo da parte, quindi per i non più giovani non c'è più spazio. Lì poi insomma i vari coach hanno detto la loro sul fatto che non era vero, che comunque insomma bisogna sempre lottare. Cosa pensi? Penso che, allora, non ho seguito, premetto che non ho seguito la situazione, esatto, sì, non ho seguito la situazione, quindi non so dirti se oggettivamente tra i due erano bravi entrambi ed è stata puramente una scelta di età. Sicuramente stiamo vivendo un momento in tanti campi artistici, reputo, in cui sicuramente lo spazio, cioè si invecchia prima, sono cambiati un po' i tempi in tal senso. Poi la vita normalmente fuori da queste cose non è così, perché non è un paese per giovani no. in molte situazioni, prima di tutto in quelle lavorative extra artistiche. Esatto. Però dal punto di vista così, anche nel mondo del calcio, per esempio, dove a 30 anni sei già vecchio, quando in realtà non è assolutamente vero. O per esempio appunto in ambiti artistici, in ambito musicale, effettivamente un po' questo sentore c'è. Poi io per esempio quando vado in giro e comincio a dire ragazzi c'ho 26 anni, non ho più così tanto tempo, tutti che mi dicono, anche il produttore mi ha prodotto il disco, ma figurati sei un bambino, cosa stai a dire, 26 anni. Però effettivamente situazioni del genere che comunque danno il dubbio che tra un ragazzo di 18 anni, 19, 20, un ragazzo di un uomo, insomma, ragazzo barra uomo, sì, di 35, venga preferito il più giovane per vari motivi, per puntare ad un pubblico, certo, più giovane, perché commercialmente parlando così, quello il sentore c'è, può essere. Poi non so se è davvero così. Io personalmente sono un po' a metà strada, per ora vado avanti, continuo, poi quando mi dicono che sono troppo vecchio, Ligabue è uscito a più di 30 anni, esatto, ci proviamo fino a che non ci dicono proprio basta, che hai rotto, basta, non ne possiamo basta, più, hai rotto le scatole con queste cose, sei vecchio, vai via, basta. Assolutamente no. Andrea, continuiamo con la nostra musica, sono le 15:10, come sempre lo spazio del Vivo Live in diretta su TRS Radio, continuiamo a raccontare un'altra canzone, ce n'è una a cui tu sei particolarmente legato? Ma allora, di questo disco, però questo disco essendo il mio primo vero e proprio EP, così sono legato a tutte per forza. Sono canzoni che arrivano da situazioni diversissime, più o meno recenti. Quella che apre il disco, L'amante perfetto, è un brano del 2009. Il viaggio che ho cantato prima è del 2015, quindi in mezzo c'è una vita, proprio perché si cambia veramente tanto, si fanno un sacco di esperienze, quindi sono legato a tutte. Le abbiamo scelte insieme al produttore, che ringrazio, Fabrizio Chiapello del Transeuropa Studio di Torino, ci siamo messi, le abbiamo scelte, quindi in quei 3 mesi di lavoro sono venute fuori, è venuto fuori tanto affetto per queste canzoni, per tutte, perché sono state rivisitate, rimesse in quadro e così. Diciamo che al momento, allora, ognuna c'ha un sentimento diverso, come la canzone commerciale, quella che certo, mi diverte proprio di più fare, perché è una presa in giro divertente, mi piace. Forse al momento quella a cui forse posso essere più legato è il singolo che sta girando, cioè Proiettili di Fango, perché è uscito un video molto bello. Che ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. È uscito un video molto bello e mi sta dando la possibilità di poter suonare in più posti, perché è suonata bene, c'è un bel ragionamento dietro e si vede, secondo me. E quindi al momento è, diciamo, la canzone che mi sta dando forse più soddisfazione, a cui sono più legato, ma sono tutte figlie mie, quindi poi tra un po' ne arriva magari un'altra. Non puoi fare una scelta, non si può fare una scelta. Non si può fare una scelta. Prossimo brano che andiamo ad ascoltare? Facciamo Proiettili di Fango. Con noi come sempre Andrea Marzolla, 338-103-6101, il nostro WhatsApp. Troppe le scarpe sbagliate che cercano lacci slacciati, l'obbligo è non fermarsi mai.
volte le nubi di voci che mi vogliono megafoni usati, ma rischi solo di implodere, sai, oh no. E perciò insuccesso, no. E cieco sordo, strafottente, stranamente c'è un però, però successo, no. Carica mani tese, carica proiettili di fango. Quanti gli inviti inventati che gonfian leggende sbagliate, ma qual la fiducia, qual è il peso che dai? Oh! E tutte le dita a indicare, tutte le bocche a parlare, sparami pure che piacere mi fai, oh no! E perciò insuccesso, no. Cieco sordo, strafottente, stranamente c'è un però, però successo, no. Carica mani tese, carica proiettili di fango. Sono carichi a salve, lo sai già, proiettili di fango. Ah, proiettili di fango. Proiettili di fango, il nuovo singolo. Di Andrea Marzolla, che viene lanciato nell'etere, sì. Ma viene lanciato anche, dicevamo prima, con un video, sì, sui tuoi canali social, un video che dicevi molto particolare. Girato dove intanto? Allora, è girato al Circolo Bloom di Torino, un posto molto, molto carino, un teatrino molto, molto bello, e poi nelle vie del quartiere... zona Lesna, insomma, da quelle parti lì di Torino. Diciamo che il preambolo è stato complicato, perché avevo in mente un altro posto, ci è stato tolto insomma abbastanza all'ultimo, però avevamo appunto questa conoscenza, e quando siamo arrivati lì ho detto: ma porca miseria, questo posto era ancora meglio, ancora più perfetto. Ho detto potevamo stare molto più tranquilli. Questo è un teatro molto molto carino, adatto alla situazione. Il video è molto 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 semplice, però anche molto efficace, secondo me, perché sì, sono io insieme alla mia band che suoniamo, e poi c'è una serie di situazioni in esterna in cui anche in questo caso, riprendendo un po' il discorso delle parole, del focus, mm-hmm, come già avviene nel libretto dei testi con le parole scritte a mano, anche lì con alcuni cartelli ci sono delle parole specifiche e delle situazioni che avvengono tra i protagonisti del video. Chi non l'ha ancora visto, ovviamente, non dico tutto, se lo può andare a vedere, però diciamo che dà continuità con quello che era l'idea del testo della canzone, cioè creare dei focus, dei momenti specifici, lì nello specifico del video, attraverso l'uso di cartelli scritti a mano o alcune parole ben delineate. Il video è stato girato da Federico Santaiti, che è un bravissimo videomaker, peraltro anche ottimo personaggio sul web con i suoi video, e anche uno degli autori di video di artisti che per il momento vanno per la maggiore. Faccio un nome su tutti, lui ha girato insieme
insieme ad altri ovviamente ha girato il video di Bene ma non benissimo di Shade, che ha fatto visualizzazioni a manete, insomma era una garanzia, lui molto bravo, persona molto disponibile, ci siamo divertiti un sacco e abbiamo già in cantiere di fare insieme il prossimo video del prossimo singolo per l'estate. Ma anche in questo caso ti sei avvalso di collaborazione o hai scelto tu come realizzare il video? Diciamo che sono serviti degli aiuti, perché io avevo delle idee ma non riuscivo bene a tirare le fila, perché comunque era la prima esperienza di video con tutti i crismi ufficiali, esatto, e quindi volevo fare una cosa carina, non sapevo bene ancora come girarmi, quindi grazie all'aiuto sia dello stesso Federico, del regista, sia dei ragazzi poi che hanno partecipato, tutti amici di amici, che insomma ci siamo inventati tutti attori e protagonisti del video, abbiamo tirato secondo me fuori una buona idea. Al di là di tutto è stata un'esperienza formativa anche quella, perché tutto aiuta a crescere, a migliorare, quindi anche la semplice ideazione e sviluppo in una giornata di un videoclip può aiutare a crescere e a migliorarsi. Eh sì, poi anche a dare qualcosa in più, no, legato a quello che è il lavoro, per poi poterlo vendere, perché poi alla fine si tratta anche di quello, di distribuire la propria musica. A proposito di distribuzione, sì, non è facile distribuire la musica, ma soprattutto produrla e autoprodurla. Ti sei avvalso anche tu di queste piattaforme di crowdfunding per realizzare il tuo lavoro? Sì, ci ho provato, non è andata a buon fine, ma perché non sono riuscito ad entrare probabilmente bene nel meccanismo, e forse perché, lo dico senza alcun tipo di problema, perché non era ancora probabilmente il momento per me, per la mia condizione di musicista attuale. Insomma, il progetto è nato da non molto e si sta sviluppando. Certo. Non avevo ancora una solida base dietro di persone, perché alla fin fine sono tutte belle le parole. Aiutiamo l'artista, facciamo girare l'arte, la musica è tutto. La realtà dei fatti è che bisogna farsi dare dei soldi. Non è facile. O hai una fan base bella, importante, oppure alla fin fine le persone strette finiscono. E quindi io, un po' per quello, un po' perché non sono entrato subito nel meccanismo, il tempo poi passa, ma non è stato un problema. Diciamo che non è stato un motivo scatenante per poi non far uscire il disco. Il disco era già prodotto, era un modo per dare pubblicità, dare visualizzazione, certo, alla cosa, magari recuperare qualcosa e dare uno scattino magari in più. Non è stato facile, ci sono arrivato fino a un certo punto, non è arrivato alla conclusione, ma non ne ho fatto un dramma. Il disco c'era, il disco c'è, è fisico, lo porto in giro e non c'è problema. Probabilmente se il progetto riesce a partire e a muoversi con questa in questo modo che io intendo, che pian piano stiamo cercando di attuare, poi magari in un futuro potrebbe servire come mossa puramente commerciale, perché no, per il prossimo, perché comunque se Dio vuole non è l'ultimo, insomma. Non puoi fermarti qui. Tra l'altro il supporto fisico secondo me è molto importante, perché insomma ti dà la possibilità di conoscere ancora di più l'artista anche tramite, io credo, la veste grafica e tutto quello che si mette all'interno del disco stesso. Perché è un po', insomma, come erano i vinili, sono storie che vengono raccontate anche per immagini e non solo per musica. Assolutamente. E quindi sì, questo, insomma, bisogna un po' farlo rientrare, no, nei nostri canoni o soprattutto nei giovani, no, di poter avere qualcosa di fisico, un po' come il libro, no? Un libro letto sfogliando le pagine è diverso che sul Kindle, diciamocela tutta. Hai detto tutto giusto. È così, io sono un amante del fisico, non c'è niente da fare. Cioè, poi per carità, sì, non è che per carità, si ascolta tranquillamente la musica liquida, certo, senza problemi, ma nel momento in cui c'è un disco da comprare non c'è verso, cioè vince sempre a costo di pagarlo anche di più, però la fisicità dà un'impronta che il resto non può dare. Puoi mettere quando li vedi tutti lì a casa, tutti belli, cioè tutto quello che è la storia raccontata. Non scherziamo. Senti Andrea, ma se tu non avessi fatto il musicista, cosa avresti voluto fare? Guarda, sono in base anche al tuo percorso scolastico. No, infatti, cioè, lì ho cambiato idea tante volte.
tanto da dover cambiare anche università in corsa, perché si pensava una cosa, poi no. È difficile. È difficile, perché poi parti da bambino che vuoi fare, cioè, vuoi fare il calciatore. Esatto. Che ne so io, cioè, le ragazzine ai veterinari, sempre quello. Sono più o meno le stesse cose. Nel mio caso io non facevo grossa eccezione, io era quello. Poi quando cresci, diciamo che fin da quando, non è una scemenza, cioè io da quando ho iniziato a suonare ho sempre voluto far quello. Diciamo che negli anni sto cercando, e pian piano sono riuscito, ma sto continuando a cercare di costruirmi un'esistenza legata alla musica anche in parallelo, cioè oltre alla musica suonata, però restare in ambito artistico, musicale, culturale. Mi piace stare per esempio con i ragazzi, cerco il più possibile di organizzare delle cose con i ragazzi, mi piace molto la radio, mi piacciono tutte le cose legate alla trasmissione di emozioni, arte, appunto la musica prima di tutto. Quindi diciamo che la mia strada che sto cercando di costruirmi, oltre a questa che sarebbe il sogno più grande, però è quella di restare in ambito artistico musicale, anche comunque attraverso altre situazioni, ma che permettano di promuovere, ecco, questo tipo di mondo. E tu la promuovevi anche appunto a livello radiofonico, un'esperienza partita a livello universitaria. Ho iniziato da lì, ho fatto una bella esperienza da tirocinante nella radio dell'università, Radio 110. Anche adesso sto facendo un'esperienza al Politecnico, giusto? No, ad Unito. Ah, ok. Unito, sì. Perché poi io ho fatto il DAMS, quindi diciamo che ci stava bene. È stata un'esperienza bellissima, conducevo il mio programma, era divertentissimo. Anche adesso sto facendo un'esperienza radiofonica come speaker, quindi diciamo che è uno dei tanti mondi che mi piace, soprattutto perché mi piace quello che dico, cioè promuovere l'arte in generale. L'arte. E secondo me la radio, come tanti altri mezzi, è un veicolo importante per poterlo fare. Noi continuiamo a farlo, abbiamo ancora almeno un paio di brani, quindi andiamo ad ascoltare un altro brano per poi andare in chiusura ancora a chiederti due o tre cose. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare? Ma facciamo una ballata un po' più folk, non è nel presente nell'EP, però è una canzone che dal vivo suoniamo spesso e mi piace tanto, si intitola In ordine sparso. Sono ciò che tu pensi che sia, tutto questo mi sembra geniale, però almeno lasciatemi stare, però almeno lasciatemi stare, lasciatemi stare. Io come sempre sarò lì per te, e così ti farai torturare. Son la lama dal filo guastato, son la lama dal filo guastato, dal filo guastato. Era giusto avvertirti, sorella, non ti serve, ti fa solo male. Il percorso è sempre più uguale, il percorso è sempre più uguale, sempre più uguale. Amammo una volta soltanto, cerchiamo da sempre quel fulgido, tanto. Ci imbrogliamo ogni volta di più, tutto questo lo trovo normale, però almeno impariamo a sbagliare,
però almeno impariamo a sbagliare. Impariamo a sbagliare. E lo sai, mi ricordi un gioco al mare, le mie mani in ordine sparso e la sabbia lasciata passare. E la sabbia lasciata passare. Lasciata passare. Amammo una volta soltanto. Cerchiamo da sempre ancora quel pianto. Andrea Marzolla con noi per promuovere quello che è il viaggio, il suo nuovo lavoro. Questo non era compreso in quello che è, no, il viaggio, ma è stato anche un brano nel tuo percorso. Sì, e lo propongo tuttora. Insomma, è uno dei nostri momenti più intimi della scaletta. Poi noi dal vivo facciamo abbastanza cagnaccio. Cioè, è uno spettacolo rock and roll, no? Nel vero senso della parola, però questo è uno dei momenti più intimi. Ci sta, poi secondo me le ballad sono sempre bellissime. Fondamentali. E quanto è importante sbagliare, imparare a sbagliare? Tanto, tanto. Importante, importantissimo. Senza gli sbagli non riesci ad avere una visione chiara, cioè gli sbagli ti aiutano ad avere una visione più chiara di quello che stai facendo. Avere sempre a proposito di talent show, avere tutti i sì ti aiuta ad andare avanti senza dubbio, perché ti dà forza, però non ti permette di avere una concezione a 360 gradi. È fondamentale sbagliare, e poi è ovvio che i risultati fanno piacere, però c'è bisogno anche di quello. Sbagliare e poi però insomma mettere da parte e capire lo sbaglio. Continuare. E poi esatto, andare avanti. Mai arrendersi. Dovessi fare un musical, quale musical vorresti fare? Musical, musical mondo fantastico. Io... forse anche diciamo per essere più vicini ad un artista che amo, per esempio, può essere sicuramente il musical che è stato di Peter Pan, piuttosto che di Pinocchio, perché essendo Edoardo Bennato uno dei miei grandi artisti, sì, preferiti, sicuramente ho anche visto il loro musical ed è qualcosa di eccezionale. Se dovessi farlo io non saprei bene, cioè a parte il gusto personale non saprei bene, perché del musical devi saper fare tante belle cosine tutte insieme. Io già semplicemente la parte di ballo potremmo toglierla dai piedi, e quindi già qualcosa manca se vuoi fare seriamente però insomma diciamo che rimarresti su questi generi un po' fantastici. Sì, no, resterei comunque in ambito fiabesco. In ambito fiabesco, anche se mi piace molto anche un Jesus Christ Superstar, per dire, perché lì comunque c'è anche molta energia dal punto di vista musicale. Sì. Io prima di tutto ragiono da quel punto di vista, mi viene sempre prima. Poi è ovvio che nel musical ci sono 40 miliardi di varianti che devi mettere insieme, però a pelle forse in ambito fiabesco sicuramente, ma anche in ambito di energia rock anni 70, quel classico Jesus Christ, per esempio, esatto. A proposito di insomma Bennato, ti piace l'ultimo brano che ha scritto, che è stato un po' la continuazione? Ah sì sì, Mastro Geppetto, sì, l'ho sentito. Molto carino, molto da musical. Quello è un pezzo molto Dixie. Sì, sì, anche il video jazz, è molto, molto particolare. Sì, insomma, sì, anche quello, no, ribaltato un po' ai giorni nostri dopo anni che era stata scritta questa storia. Esatto, sì, perché ha fatto il quarantennale di Burattino senza fili. Sì. Ho letto che
anche lì vuol fare il musical di Pinocchio, quindi secondo me e ci saremo a vederlo. Sì, assolutamente. Nel momento in cui lo fa, assolutamente sì. E questa, quella canzone, il singolo che ha fatto uscire, che ho sentito, è secondo me adatto proprio per quello, cioè prima di tutto l'ha pensato in quella funzione, per il musical. Certo. Quali sono i tre album che ti sono particolarmente cari? Allora, tre album mi mandi in difficoltà estrema. Solo tre. Allora, sicuramente un album che dico sempre che mi ha cambiato è il primo album dei Negrita, per restare in ambito italiano, cioè Negrita del 94. Il giorno in cui l'ho ascoltato mi è svoltata davvero la percezione del rock, del blues, del grunge dell'epoca, insomma. Da lì ho cominciato a conoscere mille altre cose. Senza dubbio, allora facciamo, restiamo in ambito italiano magari, quindi ci mettiamo dentro sicuramente Bennato. Bennato per me, io l'ho conosciuto da Abbi Dubbi, sì, che non è forse il suo album, cioè conteneva Viva la Mamma, va bene, ma il Bennato degli anni 70 era ovvio più iconico, però io l'ho conosciuto con Abbi Dubbi e per me è stato da lì la conoscenza così. Ci sono stati Litfiba, sono un gruppo sempre tra quelli italiani che mi ha dato grande energia, l'ho conosciuti quando ero piccino, Il mio corpo che cambia, piuttosto che Regina di cuori, e poi da lì tutto il resto, sì. Questi diciamo per gli italiani. Sugli stranieri ce ne sono tanti. Io ho un album Eliminator degli ZZ Top, per dire, è un gruppo che io adoro e suoniamo anche dal vivo con una cover. C'è sicuramente il Chuck Berry è il tutto il rock and roll degli anni 50, 60, Jerry Lee Lewis, Little Richard, quel blues rock and roll che è nato in quegli anni e che così mi ha colpito, ma poi veramente posso andare avanti. E da lì avanti. Ti ha colpito Black anche Sabbath, il fatto, una marea, cioè, te ne posso spazi, dire. Tutto l'ambiente tutto il rock, e il cantautorato poi di casa nostra, messo insieme in questi 60 anni, poi alla fin fine mi ha dato quello che sono oggi. Anni 50 e parallelamente Bennato, sono loro che ti hanno un po' indotto poi a utilizzare anche l'armonica bocca. L'armonica bocca, sì, beh, Bennato sicuramente sì. E poi ce n'erano anche altri, perché ovviamente senti Dylan, senti Springsteen, io ho conosciuto il blues, ho cominciato ad ascoltare il blues a casa, ho un paio di dischi di bluesman degli anni 30, Sonny Boy Williamson, c'è gente del Delta, del Mississippi, proprio con... Quello proprio grezzo. Grezzo e vero sentito, cioè lì che si mettono con la chitarra minima e l'armonica a bocca a fare i loro canti di disperazione, cioè quelli mi hanno anche segnato molto, motivo per cui poi mi sono messo con molta fatica ad imparare anche l'armonica a bocca, che oggi mi accompagna sempre e mi fa piacere averla. Dovessi abbinare il tuo lavoro, quindi il viaggio, a un libro e invece a un piatto, che cosa lo abbineresti? Allora, è interessante questo, come libro non saprei dirti un titolo preciso, perché è una cosa talmente particolare che non ci ho mai pensato, a dirti la verità. Forse... si può pensare ad un genere più verso l'avventura, sicuramente, perché il viaggio... E avventura, lo dicevo all'inizio, il viaggio è avventura fisica, mentale, quindi può essere, così come un film, anche un libro su queste tinte. Da un punto di vista del piatto, facciamo un antipasto, perché siamo solo all'inizio, quindi è il primo passo, quindi è solo un antipasto, quello che volete voi. Di pesce più raffinato? No, io non sono tanto di pesce, sono più di terra, quindi non so. C'è i nostri antipasti casalinghi? Sì, è così, sì. Quelli che possono essere portati in tavola ovunque, che poi possono essere assolutamente sì, tutti. Perché la musica alla fine è quella, noi la facciamo sì perché piace a noi, ma poi deve piacere a tutti, quindi perché no? Però è una cosa che spesso si dimentica, sai? Che deve piacere a tutti, sì, si fa per se stessi, ma deve piacere anche agli altri. Devi trovare un buon equilibrio, secondo me, perché se la fai troppo per te stesso, gira e rigira, la soddisfazione secondo me finisce alla lunga. Se la fai solo per gli altri, non perdi di vista quello che deve essere l'obiettivo, la mira della musica, cioè essere appunto cultura, però non di facile presa, perché se no devi trovare un equilibrio, una cosa che piaccia ma che lasci anche il dubbio e lasci anche la voglia di
cos'è che è? Cos'è questa cosa? Cosa ha detto? Ma riascoltiamo. È un po' gli equilibristi, no? Che camminano su questo filo, devono fare attenzione a non cadere, ma... Sono d'accordo, avevo un mio brano che non ho mai più suonato, si intitolava L'equilibrista delle parole, perché anche con le parole, come per la musica, devi avere sempre questo... di fare attenzione a non sporgerti troppo da una parte o dall'altra, trovare appunto una via di mezzo che ti permetta di andare avanti. Senti, non ti ho chiesto, poi siamo quasi in chiusura, ti saluta anche salutiamo anche Ricky Ragusa, un altro bravissimo cantautore, strumentista eccezionale, che è stato anche ospite nel Vivo Live. Ciao Ricky. Ma volevo chiederti in chiusura, tra l'altro salutando Ricky, adesso mi è sfuggita anche un po' quella che era la domanda. Abbiamo parlato sempre di testi in italiano, hai mai pensato di scriverli in inglese? L'ho pensato e per il momento l'ho messa lì. Io adesso che sono qua in Italia voglio cantare in italiano, voglio che la gente si diverta dal punto di vista musicale, perché ripeto, i miei concerti prima di tutto e il mio disco sono energetici, la musica è energia e deve divertirsi, deve divertire, far passare appunto la botta, ecco. Però deve anche essere capita e metabolizzata e ragionata, e secondo me qua il cantare in inglese ti permette anche un po' di scappare da questa cosa. Invece io ci voglio stare dentro, voglio che la gente un briciolo, non è che bisogna fare trattati di filosofia nelle canzoni, sennò arrivederci e grazie, ma un briciolo ragionare sui testi. E l'italiano, secondo me, nonostante io faccia una musica che non è propriamente del nostro territorio, parlavamo dell'America, Inghilterra, certo. È una musica di quella matrice lì, però unita secondo me a delle cose intelligenti può dare quell'input al ragionamento, un briciolo. Poi il giorno che dovessi andare davvero in America a suonare e cantare, allora lì ci si mette anche a scrivere, a ragionare, a cantare in inglese. Però ora sono qua, faccio concerti qua e mi interessa che la gente mi conosca anche per un briciolo di ragionamento sulle canzoni. Senti, non ti chiedo cosa vuol fare Andrea Marzulla da grande, perché bene o male l'abbiamo già raccontato, ma dovessi aprire un cassetto, cosa ci vorresti trovare dentro? Sicuramente torniamo al discorso dell'equilibrio, sicuramente trovare un equilibrio tra quello che tra tutte le mie anime e riuscire a venire fuori con una cosa fatta e finita, che sia la musica, che sia l'arte, sia la cultura, riuscire a poterla fare sì per me, perché ovviamente suono perché mi piacerebbe anche inseguire, certo, questo sogno, questo obiettivo, ma anche poter dare qualcosa agli altri. E qui si torna al discorso iniziale di dov'è che vuoi arrivare nella vita, fondamentalmente è quello. Mi piacerebbe trovare questa sorta di equilibrio, una vita in musica, un po' in tutte le sue forme, dalla pura e semplice suonata e vissuta in tal senso, a quella regalata e raccontata e insegnata e portata in giro in tutte le sue forme, ecco. Un po' come cantava anche Cesare Cremonini. Senti Andrea, dove possiamo seguirti e quali sono i tuoi prossimi live? Allora, insomma, ci si può trovare, allora, dal punto di vista di internet, insomma, c'è la pagina Facebook Andrea Marzulla, ovviamente c'è il mio profilo Andrea Marzulla, ma c'è la pagina d'artista dove ci sono principalmente le mie mosse, i miei movimenti. Sono su Instagram Andrea Marzulla Official, YouTube Andrea Marzulla Official. A breve, prossima settimana, il disco dovrebbe essere su tutti i portali, Spotify, iTunes, Amazon, piuttosto che insomma Google Play, tutti i portali dove poterlo ascoltare in streaming o acquistarlo. E per quanto riguarda i prossimi live, stasera sono a Chivasso, al Centro Giovani Gong, per una serata molto bella di unione tra le arti, a proposito di arti, unione tra varie arti. Noi faremo un set di concerto. Settimana prossima farò un set acustico al Teatro Superga Nichelino. 26 maggio sarò da Merula, al magazzino Merula, per le selezioni di Rock Targato Italia. Il 27 maggio al concertino dal balconcino di Torino. Belli. Che è veramente una bellissima iniziativa. È una iniziativa. Chicca quella cosa, come molto iniziativa. Bella, molto bella, trova tante difficoltà purtroppo, perché
La cultura non è facile da portare in giro e far capire a tutti, però loro sono ragazzi in gamba con gli attributi e ci provano. Io tutte le volte che posso partecipare a loro attività e iniziative, l'ultima ho fatto il loro festival di Sanremo a febbraio, abbiamo fatto il festival della canzone italiana lì al concertino al balconcino, e ci torno a fine mese con un mio set, e sono iniziative da premiare. Diciamo che queste sono le cose di questo mese. Più immediate. Poi tra giugno e luglio ce ne saranno anche altre. A me piacerebbe poi ritrovarti qui per raccontare ancora il tuo progetto, ma parlare anche di musica in generale, di qualsiasi volentieri cosa. Però diciamo, non è che tanto siamo colleghi alla fine. Diversamente, se ti vogliamo seguire su quale radio e quando, visto che hai accennato prima. Sì. No, allora io è da qualche mese che lo sto facendo e li ringrazio molto per l'opportunità. Io sono su DJ Fox Radio Station, che è questa radio di Milano, Cologno Monzese, che ha una sede qua a Torino, al CPG di Torino. Ringrazio appunto sia i ragazzi di Milano, sia Mauro, che è il responsabile della sede di Torino. DJ Fox Radio Station, il mio programma si intitola Buona Notte, perché è una buona notte in musica, va in onda il giovedì e in replica la domenica alle ore 23, è una mezz'ora di spazio musicale in cui io propongo brani e racconto la storia di questi ultimi, dalle atmosfere notturne, dalle atmosfere, guarda caso, da viaggio. In questo momento il viaggio mi accompagna, cioè quelle canzoni che ti immagini di notte in macchina, parti, viaggi, la migliore colonna sonora. Quindi canzoni un po' notturne, ma anche di accompagnamento on the road. Qual ecco è la tua canzone da viaggio per eccellenza? Oh, allora? Guarda, anche qua siamo di sicuro un blues che ci sta. Cioè, il viaggio per me, il blues è la musica da viaggio per eccellenza. Allora Andrea, intanto ascoltiamo ancora un brano dal vivo in chiusura o vuoi facciamo un brano dal vivo, dai, tanto chiudiamo col brano dal vivo. Io ti auguro un buon viaggio. Grazie. E che sia veramente un viaggio dove tu puoi raccogliere tante esperienze possibili da portare con te e poi riproporle. Grazie a chi ti verrà a sentire. Noi ci spostiamo tra poco all'Auditorio Magazzino Musicale Merula, dove si continua con la musica inedita, con I Boschi Bruciano. È tutto come sempre per il Vivo Live. Seguiteci sulle nostre pagine anche di Facebook, dove troverete anche il video di Andrea Marzolla, quindi per continuare a seguirlo. È tutto, grazie. Con che brano ci lasci, Andrea? Grazie davvero, ci salutiamo con La Percentuale, questa cosa che ci governa in ogni giorno della nostra vita. Andrea Marzolla Parla con noi nel Vivo Live su TRS Radio. Grazie. C'è una regola, santa regola, alla base del sapere. Potresti assimilare anche dal telegiornale lo strumento ideale che si adoperi in scioltezza, fa di te un opinionista onnisciente mai banale. La percentuale è santa regola, è signora universale, sacra regola di confusione, divina regola, ha un conto imbarazzante, un anestetizzante, la scienza delle masse e non ti torna mai. C'è una regola, sacra regola, come il pane per i nonni, che se vuoi restare al passo devi metabolizzare. È una vita che la studio da quando ero di 6 anni e 3 giorni, e la prima della lista tra le cose da imparare. La percentuale è santa regola, è signora universale, sacra regola di confusione, la divina regola, un conto imbarazzante, un anestetizzante.
buio delle masse e non ti torna mai. C'è una droga assai pesante da cui siamo dipendenti, che se dico che la amo glielo dico in percentuale. I suoi occhi, le movenze, la sua voce quando dice ma ti piaccio, io ci penso, da 1 a 100, 120 e la percentuale, santa regola, signora universale, sacra regola di confusione, divina regola, un conto imbarazzante, un'anestetizzante, è l'oppio delle masse e non ti torna mai. Ai, 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 ai. Vivo Live, ascoltiamo la musica che sale davvero dal vivo, tutto quanto con Vivo Live. Ogni sabato pomeriggio dalle 2 alle 3, incontri in studio. TRS Radio, frequenza musicale che presenta ogni settimana artisti e ogni settimana musica, ma non solo musica. Vivo Live, TRS Radio, radio davvero, davvero Vivo Live.